Ben ritrovati a tutti, come avete visto dalla sigla ci troviamo nell'angolo sportivo di 3d'Acqua News, anche se i campionati si sono fermati, lo sport comunque continua. Oggi in questa puntata vi vogliamo parlare di alcune belle iniziative che ci sono state, un'altra che arriverà. Iniziamo da una mostra che si è appena conclusa a San Giovanni in Persiceto. Stiamo parlando della mostra dedicata a Ezio Pascutti, mitico giocatore del Bologna. E questa mostra è stata molto bella, ci è piaciuta. Abbiamo intervistato i vari attori, diciamo quelli che hanno contribuito a realizzare questa interessante mostra. Allora, è stata realizzata, intanto vi diciamo da chi, da Nicolò Asaro, con la collaborazione di Luciano Brigoli della Consulta dello Sport del Comune di San Giovanni in Persiceto, con il Comune di San Giovanni in Persiceto, visto che è stata proprio ospitata all'interno dei locali del comune. Nel link che trovate qui sotto in descrizione troverete il servizio che abbiamo dedicato con l'intervista a Nicolò Asaro, l'intervista abbiamo dedicato, dicevo, nel nostro TG. E Nicolò Asaro però ha anche voluto, diciamo, fare una piccola sorpresa ai persicetani, a tutti coloro che sono andati a visitare la mostra, e ha portato una maglia molto molto speciale appartenuta ad un grande giocatore. E ci racconta tutto la vicepresidente dell'associazione di Nicolò Asaro, l'associazione Buonumore. Quindi andiamo a vedere l'intervista ad Alba TJ. Via con le immagini. Salve, noi siamo l'associazione Buonumore, siamo un'associazione calcistica che diciamo, si occupa di creare e di organizzare delle mostre in onore di calciatori, ex calciatori, di grandi campioni dello sport tramite diciamo, questa collezione che abbiamo di maglie sportive storiche. Noi ci definiamo museo a quattro ruote perché appunto possiamo organizzare mostre dappertutto e adesso siamo qui a San Giovanni in Persiceto, ma prossimamente le prossime mostre sono a Cento e in Trentino. Noi ci occupiamo principalmente di collezionare maglie di calciatori ed ex calciatori e poi queste maglie esporle in queste manifestazioni che noi organizziamo con comuni, con musei e con altre associazioni. Oggi, come ultimo giorno della mostra, volevo parlarvi di questa coppa che è stata esposta in tutti i 9 giorni della mostra, che è la Coppa Remé. La Coppa Remé è una coppa che è stata creata negli anni 30 dallo scultore Remé, che apparteneva a una delle più nobili famiglie dell'epoca. Questa è una coppa che è stata creata per i campionati del mondo. Diciamo che si è stabilito che questa coppa sarebbe stata assegnata a chi vinceva 3 volte i campionati mondiali ed è stata assegnata al Brasile, che negli anni 70 vinse per la terza volta consecutiva. La riproduzione che abbiamo noi è quella dello scultore internazionale Adelfo Galli, il quale ha curato nei minimi dettagli, diciamo, la rappresentazione e la ricreazione di questa coppa, modificando e mettendoci anche del suo. È chiamata Coppa Maledetta. Perché? Perché praticamente fu rubata per ben 3 volte. E
tutte queste persone che rubarono questa coppa furono ritrovate in morte veramente assurde e per questo gli fu affidato questo nome. Adesso questa coppa è stata ritrovata la terza volta ed è esposta in un museo in Inghilterra e adesso nessuno più comunque si azzarda a rubarla perché hanno paura, forse, probabilmente. Come ultimo giorno abbiamo messo in esposizione una maglia storica, forse una delle più preziose che abbiamo, che è quella di Pelé. Questa maglia è stata giocata negli anni 70, precisamente nel 1971, a Maracanã, nella partita Brasile contro Jugoslavia, dove Pelé decise di dare addio, diciamo, al calcio a soli 30 anni. Noi l'abbiamo presa questa maglia un po' di anni fa, ce l'ha data Onorato Arisi, era esposta precedentemente al Museo Calcistico Sportivo di Torino. Adesso ce l'abbiamo noi e in esposizione per voi. Ecco, come avete potuto vedere dalle immagini, è stata una mostra molto ricca, c'erano le maglie, anzi complimenti a Nicolò Asaro, al vicepresidente ad Ambra per questa ricchissima collezione, ci auguriamo che possa arricchirsi sempre di più e non vediamo l'ora di vedere altre mostre, ma come dicevamo c'è stato anche il contributo di un altro grandissimo tifoso del Bologna, qual è Luciano Brigoli, che anche lui ha conosciuto il giocatore Ezio Pascutti. Quindi andiamo a sentire l'intervista a Luciano Brigoli. Prego il servizio. Ho conosciuto Ezio quando aveva appena smesso di giocare e l'ho seguito nei suoi trascorsi da osservatore del Bologna. Era una persona umile, buona, semplice. In campo si trasformava, perché io ho avuto la fortuna di seguirlo anche nell'anno dello scudetto, gli anni precedenti, ed era un calciatore che in campo esprimeva tutta la sua rabbia agonistica ed era istintivo. Non a caso lui ha tirato due rigori in carriera, li ha sbagliati tutti e due e mi diceva sempre: io non sono per calciare i tiri ragionati, io sono un istintivo, uno da ultimo passaggio, infatti lo dimostrava in campo. Tutto questo, il suo modo di giocare, il suo modo di essere, è documentato in questa mostra che parte dal 1954, quando Ezio fu acquistato dal Bologna da Gippo Viani, fino al 68, cioè tutta la sua carriera è attraversata da momenti, soprattutto momenti di gloria, perché vinse lo scudetto del 64, partecipò a due mondiali, Cile 62 e Inghilterra 66, e poi nel Bologna ebbe anche la bravura di fare un record battuto soltanto nel 94, cioè le prime 10 partite segnò sempre, in totale furono 12 gol. Insomma, Ezio era il terrore delle difese, non a caso i portieri, quando lo vedevano girare distrattamente al limite dell'area, dicevano: attenti, attenti a Ezio, perché sicuramente, e infatti lui sboccava all'ultimo momento e segnava. E quindi è stato un piacere ricordarlo attraverso le fotografie, le sue maglie del Bologna, della Nazionale, attraverso i suoi ricordi personali, ci sono tantissime foto che lo ritraggono con la famiglia. Un omaggio che è dovuto a un grande campione da tutti i bolognesi. Oggi chiaramente il calcio è cambiato, non è più quello istintivo di Ezio, ma sono sicuro che se giocasse ancora oggi riuscirebbe a segnare i suoi gol in modo imprevedibile, come succedeva 50 anni fa. E lui era uno proprio che sbucava dal nulla. E adesso, ancora adesso, in curva, in tribuna, si sente ogni tanto una voce, magari con i capelli bianchi, che dice: ma se ci fosse stato Ezio lì sarebbe sicuramente stato un gol sicuro. Mi è capitato anche a me di dirlo, quindi grazie Ezio di tutto. Rimaniamo a San Giovanni in Persiceto per un convegno che si terrà sabato 10 giugno a partire dalle 9:30 nel Teatro Comunale. Ci sarà il convegno Sport e Salute. E ricordiamo che il CONI quest'anno ha scelto il comune di San Giovanni in Persiceto
una delle realtà che ospiterà le attività della Giornata Nazionale dello Sport del 4 giugno, 4 giugno scorso. E per quanto riguarda il convegno Sport e Salute, dicevamo che si terrà a partire dalle 9:30 al Teatro Comunale. Quindi, dopo i saluti del sindaco Lorenzo Pellegatti, interverranno Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica ASL Bologna, Gerardo Astorino, dirigente medico della promozione della salute sempre ASL Bologna, Alberto Zanichelli, direttore cure primarie distretto Pianura Ovest, sempre dell'ASL Bologna, Umberto Suprani, presidente del CONI regionale, Giuseppe Peruolo, consigliere regionale, presidente della quinta commissione sport, Valentina Cerchiari, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Persiceto, Stefano Guizzardi della farmacia comunale di Persiceto e Valdes Marrone, presidente della consulta comunale dello sport. Nel corso dell'incontro saranno anche proiettate alcune interviste ai campioni sportivi persicetani, come Marco Bellinelli, Alexandra Cotti e Daniele Ragazzi. All'intervento sarà inoltre presente anche il campione paralimpico di scherma Emanuele Lambertini. Leggiamo una dichiarazione dell'assessore allo sport Valentina Cerchiari. Abbiamo voluto cogliere appieno l'invito del CONI, promuovendo nell'ambito della manifestazione Sport Time, un mese di iniziative rivolte a tutte le fasce della popolazione, dai più piccoli con le feste gioco sport presso le scuole primarie e secondarie, agli over 50 con movimento senza tempo. Tutti gli appuntamenti hanno avuto una grande partecipazione sia da parte dei cittadini che delle associazioni che si sono prestate per collaborare all'organizzazione. Con il convegno di sabato 10 giugno vogliamo rendere partecipe anche le istituzioni locali in ambito sanitario, scolastico e sportivo per ribadire quanto fare sport sia fondamentale per la salute indipendentemente dall'età, dalle attitudini e dalle capacità fisiche. Quindi l'appuntamento è, ricordiamo ancora una volta, per sabato 10 giugno alle 9:30 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Voltiamo pagina, cambiamo comune e cambiamo decisamente sport, anche se in questo caso non si può proprio parlare di sport, ma comunque insomma, sempre di movimento si parla. A Calderara di Reno si è infatti svolta all'interno della settimana calderarese una gara di lentezza con le Vespe. Come sapete, ormai con il Vespa Club Bologna noi abbiamo una certa affinità, ci invitano sempre con piacere alle loro iniziative, con le mitiche due ruote motore, e noi non riusciamo mai a dire di no perché siamo contagiati dalla loro simpatia e dalle loro iniziative. Quindi questo è il servizio della gara di lentezza, dove abbiamo anche parlato dei prossimi appuntamenti e anche della riorganizzazione del Vespa Club Bologna. Via con l'immagine. Terra d'Acqua News, siamo con i nostri amici, gli inseparabili vespisti, ormai abbiamo fatto un gemellaggio, ci invitano sempre, noi non riusciamo a dire di no alle due ruote. E ci sono molte novità per quanto riguarda il Vespa Club Bologna e ce le spiega Claudio. Esatto, il nuovo direttivo che è stato eletto a febbraio ci
cioè sono state alcune variabili, in quanto il nostro presidente è diventato Beppe Marino, che è qui alla mia sinistra, vicepresidente invece sono diventato io, poi abbiamo il nostro direttore sportivo e tesoriere che è Muzzi Massimo, la segreteria da Sandra Saggiorato che oggi non è qui con noi, e Beppe Chiappati che è diventato direttore turistico. Quindi avete un po' rivoluzionato e state cercando di farvi conoscere sempre di più. Esatto, abbiamo iniziato a fare tantissime iniziative, stiamo coinvolgendo tutti i nostri soci del club, abbiamo creato una nuova linea d'abbigliamento che non è quella che abbiamo indosso ma che prossimamente indosseremo tutti, e quindi stiamo facendo altri eventi oltre ai nostri raduni soliti e la partecipazione sta diventando veramente importante, stiamo andando ai raduni sempre più numerosi e quindi siamo contenti di questi obiettivi che abbiamo raggiunto. Complimenti allora per tutte le vostre iniziative. Noi però oggi ci troviamo, siamo a Calderara, siamo alla settimana calderarese e voi siete qui per un evento particolare che mi spiegherà esattamente lui, tu. Sportivo, vi presento questa serata che praticamente si tratta di una gara di lentezza, molto tranquilla, praticamente è una gara a 2-2, chi va più piano vince, senza mettere giù i piedi, senza abbattere dei birilli in un piccolo percorso. Questo è per fare una cosa, per farsi vedere, per essere un attimo in una piazza di un paese, in una festa, portare lo sport, che può essere anche la Vespa o qualsiasi... Domanda scema, se uno si rompe la Vespa e non parte, ha già vinto? Potrebbe essere un'idea, ma purtroppo deve arrivare fino alla fine del percorso, arrivare senza mettere giù i piedi, arrivare per ultimo. Non c'è competizione da farsi male, sono più tranquillo di questo, non c'è altro. Poi abbiamo visto anche che avete preparato tutto il percorso, quindi non ci dovrebbero essere problemi, e poi è anche bello vedere tutti gli artifici che uno si inventa per andare più piano degli altri. Esatto, sì, si cerca di stare in equilibrio usando la frizione e il freno, che, insomma, dosando, andare più piano possibile senza mettere giù i piedi. Il minimo che uno ha mai fatto in tutta la vita, ma chilometri, poi non so se si può parlare di chilometri in questo caso, chilometri orari, metri orari, sarebbero i metri orari, perché i chilometri non li misura neanche, in quanto uno va piano 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 proprio. E allora vedremo chi vincerà questa gara. E invece chiediamo al presidente quali sono le prossime iniziative che aspettano questo rinnovato Vespa Club Bologna. Sì, iniziamo, questa è una delle tante, abbiamo iniziato a inizio stagione con la bella stagione, già di raduni ne facciamo tutti i fine settimana. Questo qui di questa sera, poi ovviamente oltre a tutti i raduni ai quali partecipiamo con i nostri soci, raduni di altri club, avremo l'evento sicuramente più importante della stagione, che è il primo raduno nazionale Vespa Club Città di Bologna, e lo faremo in piazza 8 agosto il 2 luglio. Speriamo di replicare un successo dello scorso anno, abbiamo avuto oltre 320-340 partecipanti, quindi quest'anno, essendo un nazionale, ci aspettiamo di riempire la piazza, puntiamo alto. Si partirà da piazza 8 agosto, una volta terminate le operazioni di iscrizione faremo un bel giro sui colli, prima faremo vedere un pochino della città perché le limitazioni al traffico purtroppo non consentono di far vedere tutte le bellezze di Bologna, però insomma per quanto possibile riusciremo a far vedere un po' della nostra città a chi viene soprattutto da fuori, e una bella scarpinata sui colli, e poi avremo una sosta aperitivo, avremo le premiazioni, avremo un buon pranzo, e quindi insomma è un'occasione per stare insieme un'altra volta. Il 24 invece di giugno abbiamo inventato una novità, volevamo fare una notturna, però forse poteva essere complicata. Abbiamo trovato una location molto interessante che adesso a breve poi riusciremo a,
ad indicare sui social con le locandine e faremo Vespe al tramonto. L'idea sarà di partire a metà pomeriggio da una piazzetta di Bologna, anche lì riuscire a fare, compatibilmente alle limitazioni del traffico, un po' di centro storico, arrampicarsi sui colli ed arrivare in questa bellissima location che è Azola, dove su questo prato enorme riusciremo a parcheggiare tutte le Vespe e lì attenderemo al tramonto, insomma, con qualche aperitivo, un po' di musica, insomma una cosa un po' diversa per invogliare un po' di persone. Poetico. Poetico e romantico, sì, i vespisti sono anche romantici. E poi l'ultimo appuntamento, anche questo non meno importante del raduno, sarà il Memorial Renato Belletti e lo faremo il 9 settembre, una gara di regolarità per ricordare il nostro ex presidente che è venuto a mancare lo scorso anno. E con questa gara siamo riusciti a far nascere un campionato emiliano-romagnolo di regolarità, una cosa interessante. Avremo la possibilità di far vedere appunto anche qui il territorio, si giocherà con i cronometri, con delle prove speciali, un altro bel modo per stare insieme con anche gente che fa attività sportiva anche a livelli importanti. Ecco, a proposito di appuntamenti, noi ci siamo incontrati molte volte a San Giovanni in Persiceto al Funkyland. Ci sarete anche lì? Saremo sicuramente, che è il 15 di luglio, direi, sì, il 15, adesso la data mi sfugge. Saremo sicuramente con un gruppo nutrito, siamo sempre ospiti graditi, le organizzatrici ogni anno ci invitano con piacere ed è anche quello un bellissimo appuntamento e l'occasione per stare assieme, divertirsi con della bellissima musica, un evento che è sicuramente spettacolare. Allora ci rivedremo sicuramente in quell'occasione e anche probabilmente in una delle occasioni che hai elencato. Noi vi ringraziamo come sempre per l'invito e vinca il più lento a questo punto. Vinca il più lento, esatto. Bene, il nostro appuntamento sportivo per il momento termina qui. Come avete potuto notare dallo studio, che è un po' diverso da quello delle altre volte, anche qui stiamo facendo dei work in progress per provare un po' a snellire, visto che la post-produzione è sempre piuttosto complicata e porta via sempre molto tempo e molte risorse, quindi ecco, stiamo trovando un po' il sistema per adattare il tutto. Noi come sempre vi ringraziamo per tutto l'affetto che ci dimostrate, le varie visualizzazioni sul sito www.terredacquanews.it e .com, mi raccomando visitateci, mi raccomando lasciate anche un like su YouTube, sulle nostre pagine, condividete i video e soprattutto fateci sempre delle segnalazioni sugli eventi e noi cercheremo di o segnalarli a nostra volta oppure, quando possiamo essere presenti, lo saremo ben volentieri e faremo il nostro servizio. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Ciao, sigla.